Ci troviamo nell'ambulatorio di terapia antalgica dell'ospedale di Terlizzi ASL Bari. È un ambulatorio dove si prescrivono gratuitamente i cannabinoidi e dove i pazienti, tramite una semplice richiesta del medico di base, possono accedere a questa terapia. Sarebbe bello che questo prodotto, questi prodotti a base di cannabis, sia più facile a prescriverli e che siano più fruibili per tutti, perché è un'ingiustizia così. Ho iniziato a utilizzare i cannabinoidi circa 4 anni fa. Lentamente questa richiesta è cresciuta esponenzialmente. Io penso che siamo nell'ordine delle 150-200 prescrizioni mensili. Per che condizioni maggiormente viene richiesto o viene prescritta? Fondamentalmente io lo utilizzo come terapia antalgica nei pazienti affetti da malattie neurodegenerative, però ci sono molte richieste per i pazienti affetti da Parkinson, pazienti oncologici, pazienti che hanno bisogno di terapia di supporto, anche stimolante, l'appetito, insomma, tutto un ambito che va dalle cure palliative pure alla terapia antalgica. Sarebbe utile utilizzare questi prodotti nei percorsi delle malattie depressive, della depressione, soprattutto anche l'utilizzo di questi prodotti, delle epilessie resistenti a farmaci, soprattutto nei bambini. Infatti, comunque, io diciamo una bella collaborazione con gli ospedali pediatrici, proprio quando i bambini non rispondono, attualmente ce ne ho parecchi che non rispondono alla classica terapia farmacologica. Ma la terapia farmacologica unita all'utilizzo dei cannabinoidi e soprattutto al cannabidiolo chiaramente determina dei risultati efficaci e molto confortevoli. Questa è una terapia che si avvicina molto a quelli che sono i bisogni del paziente, è una terapia che viene dispensata gratuitamente. Questo è un grande successo che abbiamo avuto come Regione Puglia e come sanità. Abbiamo richieste da altre regioni vicine, come la Calabria, come la Basilicata, ma addirittura io ho anche dei pazienti in Sicilia, proprio perché in quelle regioni ancora non si è standardizzato il percorso regionale. Quindi devo dire che la nostra legge è una legge che ha facilitato molto i nostri pazienti. Intanto io devo dire che secondo me l'Italia deve aumentare i siti di produzione, cioè fondamentalmente ogni regione probabilmente si dovrebbe dotare di siti di produzione con tutte le attenzioni e le regolamentazioni del caso, ma questo potrebbe determinare una nuova spinta, un indotto per le regioni, un nuovo mercato di lavoro e soprattutto un'attenzione maggiore ai malati che non possono chiaramente andarsela a comprare. La terapia con i cannabinoidi deve essere una terapia normale data a tutti i pazienti, ognuno deve accedere a questa terapia senza la burocrazia, senza questa grossa burocrazia. Ora noi siamo diventati un bel paese che prescrive oppioidi in maniera molto semplice, sburocratizzando questa procedura. Dobbiamo farlo anche per i cannabinoidi, perché ovviamente queste terapie portano al centro il bisogno dei malati e i malati, anche per ottenere questo fitocompresso, devono fare una elevata burocrazia che secondo me non è utile per il malato, ma non è utile nemmeno per il medico. Io oggi qui sono venuto a rinnovare la prescrizione dei miei farmaci a base di cannabis, ovvero Bedrocan e Bedioi. Li assumo per dolore neuropatico, sono farmaci davvero importanti, purtroppo essendo affetto anche all'altra patologia non posso assumere altri farmaci, sul consiglio di diversi medici, e quindi per la gestione del dolore assumo questo farmaco. Per fortuna ho incontrato subito il dottore che, come dire, disponibile alle prescrizioni, perché purtroppo in Italia tanti dottori si ostinano a non voler prescrivere questo farmaco, e quindi ogni 6 mesi, adesso è dopo 6 mesi, quasi un anno perché c'è stato il virus di mezzo, che ritorno qui a Terlizzi per la prescrizione. Vengo da Altamura, quindi ogni volta faccio quasi un'ora di strada, e poi ogni mese devo andare dal mio dottore che deve farmi una prescrizione, e poi devo rivolgermi alla farmacia territoriale che deve prolungare l'ordine a un'altra farmacia che si trova a Valenzano, e quindi per andare a prendere il prodotto, questa è la prescrizione, devo andare poi a Valenzano e quindi fare un'altra ora di macchina più o meno. Per la gestione del dolore
veramente una brutta esperienza che non lavora nessuno, e quindi il fatto di poterlo gestire comunque toglieva molto il dolore, e quindi molto bene questo, e anche a livello, come posso dire, psicologico, perché poi stare con meno dolore significa aumentare la qualità della vita, quindi riuscire a fare più cose, quindi vivere meglio sicuramente.